Eccoci qua, il libro che state vedendo è l'ultima produzione letteraria, veramente un saggio molto bello, che ha scritto Grazie. Vincenzo Iacovissi, cioè il vice segretario nazionale del PSI, che è qui alla mia sinistra. Grazie, buonasera. Il libro si chiama Un socialista a Palazzo Chigi ed è dedicato evidentemente a Bettino Craxi, ma non solo a Bettino Craxi. Ai governi Craxi, quindi a tutto quello che hanno significato questi anni, che come tutti sapete sono stati esiziali per la storia della Repubblica, e soprattutto nessuno se ne era mai occupato come se ne è occupato Iacovissi. Grazie. Ecco, come ti è venuta questa cosa? Allora, innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità. L'idea del libro mi è venuta proprio per le ragioni che tu dicevi, cioè il fatto che nella bibliografia, nella letteratura attuale, non ci sia nessuna opera che tratti in maniera analitica i governi, quindi la stagione dei 4 anni di governo presieduti da Bettino Craxi, è stata un po' la molla che mi ha motivato a fare un lavoro che fosse un lavoro di ricognizione storica sulle fonti, e che avesse l'obiettivo non di fare celebrazioni e neanche di fare la dannazione che purtroppo può capitare e è capitato nei confronti della figura di Bettino Craxi. Io invece mi sono concentrato sull'attività di governo dei 4 anni, tenendo presente che quello presieduto da Bettino Craxi fu il governo più longevo della prima fase della Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica. E questo è stato anche un ulteriore elemento che mi ha fatto comprendere la grandezza di questa esperienza di governo, nei cui anni sono state varate una serie di misure delle quali ancora oggi vediamo prodotti i risultati. Quindi ho ritenuto opportuno concentrarmi su questa stagione di governo, perché troppo spesso la figura di Bettino Craxi è stata liquidata, soprattutto negli ultimi anni, a un caso giudiziario. Oppure, dall'altra parte della barricata, si è preso tutto ciò che era stato compiuto da Bettino Craxi in senso acritico. Io invece, pur essendo un socialista militante, pur ricoprendo dei ruoli nel Partito Socialista, ho cercato di fare un lavoro che fosse appunto storico, di inquadramento storico. Infatti, diciamo che una delle prime cose che mi ha colpito leggendo il libro che ha scritto Vincenzo Iacovissi è stato proprio questo, cioè che da, come dire, dirigente ai massimi livelli di un partito ha affrontato quest'opera non in maniera agiografica o comunque, come dire, per portare acqua al mulino tuo e del partito tuo, certo, ma per fare una vera ricerca scientifica su quello che hanno significato quegli anni. Quindi è un libro che io consiglio non solo agli appassionati di quegli anni della politica, ai socialisti e tutti coloro che si riflettono e si riconoscono in questo libro, per quello che può significare subito, ma anche agli studenti e tutti coloro che, come dire, devono approcciare da un punto di vista analitico vero quelle che sono state le sfere politiche degli anni 80 sostanzialmente, perché i governi Craxi hanno caratterizzato. Infatti appunto è un libro di storia costituzionale degli anni 80 e vuole essere anche uno strumento didattico, come giustamente dicevi tu, perché è un lavoro che è stato costruito sulle fonti dell'epoca, che sono gli atti parlamentari, che sono le fonti giornalistiche. Ho fatto un lavoro di esame negli archivi dei quotidiani dell'epoca, La Stampa, Il Corriere della Sera, anche la stampa di partito, quindi a cominciare dall'Avanti, dall'Unità, ma anche dal Popolo d'Italia, che era il quotidiano della DC, proprio per tentare di mettere in luce quale fosse il clima di quegli anni e come la stagione di governo craxiana veniva letta nell'attualità del tempo. Quindi mi auguro, insomma, che questo diventi un testo che possa essere utile anche a chi vuole fare una ricerca scientifica. È certamente utile a chi vuole fare una ricerca scientifica, anche perché unico, appunto, non ce ne sono stati, è stato davvero, voglio dire, unico nel suo genere. Sì, è andato veramente a colmare quello che era un buco nella ricerca politica degli ultimi anni della nostra storia. Allora, però io approfitto chiaramente della presenza, certo, di Vincenzo, perché il nostro è uno spazio che si chiama Pagina Politica, quindi chiaramente parliamo della politica in generale, e chi più di un dirigente nazionale di un partito come il partito gloriosissimo socialista ci può aiutare in una fase così complessa. Ecco, noi siamo, come dire, nel guado di una serie di cambiamenti e di stravolgimenti che vedono il centrosinistra vedere il suo partito più principale, il PD, insomma,
dire voglio cambiare, abbiamo necessità di cambiare i nostri sistemi, vogliamo, come dire, dialogare con tutti in maniera assolutamente diversa da come abbiamo fatto, perché bisogna ricostruire quello che è un centrosinistra che tutto sommato negli ultimi anni abbiamo visto era andato perduto. Ecco, allora, i socialisti come si pongono di fronte a questa nuova epoca che vorrebbe aprire il segretario del Partito Democratico? Allora, diciamo, come giustamente hai introdotto tu, è una fase di grande stravolgimento, è una transizione infinita che vive il nostro sistema politico da 30 anni a questa parte, ma negli ultimi anni il fenomeno si è aggravato ancora di più e proprio le vicende degli ultimi mesi che hanno portato al cambio di maggioranza, alla formazione prima del governo 1 e poi del governo Conte 1 e poi del governo Conte 2, chiaramente hanno determinato delle conseguenze, e una delle conseguenze che io vedo è la necessità che il campo del centrosinistra sfrutti l'occasione per rinnovarsi e soprattutto ristabilire una connessione sentimentale con un pezzo di società italiana dalla quale purtroppo negli ultimi anni sembra essersi distaccato. Ho letto anche io con interesse le proposte del segretario del Partito Democratico, che sono quelle di rinnovare questo campo ed allargarlo. Per quanto riguarda il Partito Socialista, del quale io mi onoro di essere vice segretario nazionale, ovviamente da parte nostra c'è assoluta disponibilità al dialogo, stiamo facendo di tutto anche in relazione alle 6 regioni che andranno al voto di qui ai prossimi mesi per costruire delle compagini di centrosinistra che siano effettivamente competitive e in cui ci sia anche un diverso modo di approcciare nei rapporti tra i partiti. Abbiamo vissuto una stagione dell'ex centrosinistra che dal mio punto di vista è irripetibile. È altrettanto vero però che il Partito Democratico, che è un partito guida ovviamente della coalizione, pare avere l'interesse a allargare questo campo. Noi come PSI siamo disponibili al dialogo, ovviamente lo facciamo sulla base dei nostri principi, dei nostri valori e anche sulla base di una chiarezza nei rapporti tra i partiti della coalizione, perché è ovvio che per costruire qualcosa di nuovo e qualcosa di appetibile è necessario prima che si faccia chiarezza su qual è la situazione attuale e soprattutto quali sono poi le prospettive che questo nuovo centrosinistra si vuole dare. Faccio una piccola provocazione: deve essere un centrosinistra che si riduce a un duopolio Partito Democratico Movimento 5 Stelle, oppure, ammesso poi che i 5 Stelle abbiano intenzione a dialogare su fronti che siano diversi da quello nazionale, oppure invece deve essere un centrosinistra che recupera una vocazione riformista e che tenta di affrontare le emergenze del nostro tempo ricostruendo un rapporto con la società italiana? Questa è, secondo me, la domanda che noi dobbiamo porci, e come socialisti siamo assolutamente disponibili a dialogare con il Partito Democratico e con tutti gli altri soggetti che vogliono affrontare questo nuovo pezzo di strada insieme. Ecco, una piccola provocazione te la faccio io, perché il congresso del PD che il PD sta preparando, si partirà anche dal congresso provinciale che si farà qui a Frosinone, il cui interesse politico non è assolutamente, come è stato descritto purtroppo da certa stampa negli ultimi tempi, sulle nomine, perché le nomine dell'apparato politico del PD a Frosinone sono già state decise 2 mesi fa. Invece la parte interessante di questo congresso sarà la prima fase, perché sarà un congresso realizzato in 2 fasi, quella delle idee, cioè dove saranno chiamati tutti quelli che vorranno contribuire ad apportare delle proprie idee per arricchire una piattaforma programmatica. Parteciperesti? Ma io devo dire che tutti i luoghi di confronto sono luoghi benedetti, nel senso che è bene che si torni a parlare prima delle cose e poi delle persone. Io mi rifaccio sempre a uno dei motti nenniani, che è quello della politica delle cose, perché se non si stabilisce un rapporto con i problemi reali delle persone è difficile poi farsi comprendere dalle persone e farsi votare. Quindi in questo senso, se l'iniziativa del Partito Democratico va in una direzione programmatica, da parte nostra c'è assoluto interesse, così come c'è rispetto nei confronti della comunità del Partito Democratico, in particolare in questa provincia, nella quale abbiamo sempre costruito diciamo collaborazione, alleanze politiche e alleanze elettorali, e quindi sicuramente questa sarà
l'inizio di una nuova stagione di dialogo, perché abbiamo parlato prima del centrosinistra nazionale, ma anche il centrosinistra provinciale necessita di una cura da cavallo, perché dobbiamo tornare a essere competitivi nei vari comuni, cosa che purtroppo negli ultimi anni non è avvenuta per diverse responsabilità e forse anche per la mancanza di un dialogo reale e costante tra le varie forze del centrosinistra. Dobbiamo ricominciare a farlo nell'interesse dei cittadini e anche in ossequio a una logica che vede le coalizioni omogenee su tutto il territorio nazionale, dal livello più alto al livello più basso. Ecco, diciamo che i socialisti in Italia l'hanno costituito dopo quello che è successo, va bene, insomma, con Tangentopoli, Mani Pulite, eccetera, eccetera, un'eccezione, perché in realtà il Partito Socialista è rimasto molto importante in tutti gli stati europei, tranne che in Italia, perché appunto è successo questo gravissimo break di quegli anni. La vostra esperienza, quindi, di carattere sovranazionale con gli altri, quindi socialisti, com'è? Perché tu adesso hai possibilità di andare a vagliare questa cosa, no? Noi siamo stabilmente membri del Partito Socialista Europeo che abbiamo fondato, così come siamo membri dell'Internazionale Socialista, diciamo, dalla nascita, e peraltro negli anni 90 abbiamo proprio favorito l'ingresso anche dell'allora PDS nell'Internazionale Socialista e poi nel Partito Socialista Europeo. Questo a dimostrazione di una rete di rapporti che è consolidata e che ancora oggi, pur nella difficoltà del socialismo a livello europeo e planetario, vede comunque nella famiglia socialista in tutto il mondo e tutta Europa un forte legame tra i vari soggetti. A me mi ha sorpreso positivamente constatare che il Partito Socialista, a parte che l'Italia è uno dei pochi paesi che ha due soggetti iscritti al PSE, cosa che negli altri paesi non avviene, ma si spiega con l'anomalia che tu giustamente illustravi. Ma al di là di questo c'è un dialogo tra tutti i partiti socialisti che prescinde anche dalla dimensione, prescinde dall'essere forza di governo, forza di opposizione, cioè è effettivamente un legame che si tiene. La cosa che abbiamo chiesto con grande vigore come Partito Socialista Italiano è che il PSE però apra una nuova stagione, perché purtroppo i risultati elettorali nei vari paesi dell'Unione Europea dimostrano quanto le forze riformiste, progressiste, socialiste stiano arretrando e abbiano un po' smarrito la bussola, cioè la bussola di leggere i mutamenti della società e i bisogni della società per offrire delle proposte di soluzione. Da tempo chiediamo la celebrazione di un congresso straordinario del Partito Socialista Europeo, che non deve essere un congresso organigrammatico, come giustamente dicevi tu. Non ci interessa la nomenclatura, non ci interessa sapere chi andrà a dirigere, ci interessa sapere cosa il Partito Socialista Europeo, insieme a tutti i socialisti, voglia fare per rilanciare ad esempio il progetto dell'Unione Europea e per dare delle risposte nuove a problemi nuovi che sono emersi negli ultimi 10 anni dalla crisi economica in poi. Ecco, io ho posto in un'intervista recentissima, l'ho fatto al segretario in pectore del PD, giovane anche lui e molto in gamba, mi è apparso immediatamente Fantini, quanto di socialista ci sia nella nuova proposta che si vuole portare al cambiamento del PD. E lui mi ha risposto, non direttamente ma indirettamente, che poi mi sono risentito la risposta che mi aveva dato, certo, che c'è molto di socialista, cioè nel senso che secondo lui la direzione che Zingaretti vuole dare al partito in realtà, pur non dicendolo, non dicendolo mai, è in effetti una... Tu invece cosa ne pensi? No, io innanzitutto colgo l'occasione per fare l'in bocca al lupo a Luca Fantini, che conosco e che sono certo farà un ottimo lavoro come nuovo segretario del PD. Rispetto alla vocazione socialista del PD è ovvio che possiamo avere idee differenti, altrimenti non si spiegherebbe la nostra presenza come partito socialista. Noi riteniamo che ben venga che ci sia un'evoluzione da parte del Partito Democratico, perché per esempio nella stagione precedente era difficile individuare elementi di socialismo nella piattaforma politica legittima del Partito Democratico, che tra l'altro nasce da culture politiche differenti da quella socialista, quindi è sempre stato un po' difficile trovare spazio dentro quella famiglia, e la ragione per la quale scegliemmo già 12 anni fa di non aderire
al Partito Democratico, ma di mantenere ben salda la nostra tradizione identità in un partito autonomo che ha un'organizzazione autonoma pur nelle difficoltà del nostro tempo. Ovviamente le proposte, al di là poi delle etichettature, il tasso di socialismo si misura poi sul concreto, certo, cioè sulle proposte e sulle misure che interessano i cittadini. Quando sento parlare Zingaretti di riduzione delle diseguaglianze e lotta alle diseguaglianze, è chiaro che mi riconosco anche io in queste parole. È ovvio che noi auspichiamo che il tasso di socialismo aumenti sempre più, e noi come Partito Socialista saremo la sentinella su questo, cioè non faremo mancare il nostro contributo e non faremo anche mancare delle proposte eventualmente di segno diverso che provengono dalla nostra tradizione e che sono iscritte nel nostro Pantheon. E diciamo che il Pantheon nostro è ancora un po' diverso rispetto a quello del Partito Democratico, ma se ci si avvicina credo che sia un bene per tutti, per loro e anche per noi. Dunque, tu quindi sei consapevole, sei una prova vivente, voglio dire, di un ricambio generazionale, tu sei una delle prove viventi del ricambio, di un effettivo ricambio generazionale. Cioè sei solo tu? Questo è, no, assolutamente, anzi è l'occasione per dare qualche informazione, nel senso che da quasi un anno noi abbiamo svolto un congresso nazionale che è stato svolto nel segno del rinnovamento. Il nuovo segretario nazionale, che si chiama Enzo Maraio, ha 40 anni, è un consigliere regionale della Campania e si può dire che è cresciuto insieme a me, o meglio io sono cresciuto insieme a lui nell'allora giovanile Federazione dei Giovani Socialisti, che ancora oggi continua a essere una fucina, diciamo, di classe dirigente. Abbiamo dato questa forte svolta che stiamo cercando adesso di portare anche nei vari livelli territoriali per dare un'impalcatura effettivamente nuova al partito, ma non solo in termini generazionali. Io ho sempre detto che il rinnovamento non lo si fa con la carta d'identità. Il rinnovamento lo si fa con nuove pratiche, con nuovi linguaggi e con anche una nuova concezione di disponibilità all'impegno politico. E ti ringrazio per dirmi che sono la prova vivente. Devo dire, in questa provincia fortunatamente, e lo devo ovviamente a Gianfranco Schiedra, ma che oltre a essere ancora oggi il nostro leader, punto di riferimento della comunità, è un leader illuminato che fin dall'inizio ha pensato di creare una nuova generazione, una nuova classe dirigente del Partito Socialista, nella quale ovviamente io faccio parte, ma ce ne sono anche tanti altri di ragazzi un po' di tutte le generazioni. Copriamo dai 19 anni fino ai 40 anni, se si vuole considerare i giovani, ma diciamo c'è stato un investimento che prosegue, e l'obiettivo che ci siamo dati come segreteria nazionale è quello, nei 3 anni di mandato che abbiamo, di favorire sempre più un rinnovamento, soprattutto nella testa, nel modo di porsi, perché crediamo che è giunto il tempo che si inaugurino nuove pratiche, nuovi linguaggi. Ovviamente questo lo si può fare in territori più floridi come quello della provincia di Frosinone, in cui ci sono appunto leader illuminati, e lo si fa con maggiore difficoltà in altre aree. Noi però non ci arrendiamo e dico ai telespettatori che il Partito Socialista non solo è vivo e vegeto, ma che ha tanta voglia di crescere e che oggi è guidato da una generazione di trentenni, quarantenni che non hanno vissuto le stagioni dell'oro, le stagioni precedenti che appunto io narro nel libro, e che però hanno molta voglia di costruire un domani diverso per l'Italia, un domani che dal nostro punto di vista sia sempre più condito di principi e parole d'ordine socialiste. Per concludere, veniamo un attimo a fatti più piccolini, che sono quelli di casa nostra, di Frosinone, certo, insomma, certo, del nostro territorio. Tu sei stato anche tu proprio direttamente protagonista di una fase difficoltosa, che è stata quella, come dire, della formazione della proposta elettorale per il ricambio al comune, perché sei stato candidato a sindaco all'inizio, un passo indietro dove sull'altare della coalizione, eccetera eccetera, le cose non sono andate bene per niente, abbiamo visto come sono andate. Il centrodestra ha stravinto quelle elezioni. Ecco, adesso c'è, come dire, si muove nel sottobosco tutta una serie di cose, perché già si comincia a riparlare delle nuove elezioni comunali a Frosinone, elezioni comunali che sono caratterizzate in primis dal fatto che il sindaco uscente non si può ricandidare, quindi non sarà ricandidato Nicola Ottaviani. Ora, il centrosinistra si sta già organizzando, o come al solito, e abbiamo visto come è andata a finire, arriva tardi su queste elezioni?
Allora, ti ringrazio per la domanda per due motivi. Il primo perché mi consente di ricordare quello che è successo ormai 3 anni fa. Io, dopo 7 mesi di campagna elettorale, scelsi su invito del partito, degli iscritti e dei candidati di fare un passo indietro nell'interesse della coalizione. Sì. E mi pregio di questa cosa perché credo di essere stato l'unico, almeno nella città di Frosinone, a lasciare il campo dopo 7 mesi e a 3 mesi dalle elezioni. Lo feci proprio perché credo che bisogna essere coerenti, far essere coerenti i fatti alle parole. Io ho sempre creduto nella coalizione, come dicevo in apertura, e ho sempre creduto non nell'individualismo, ma nella necessità di costruire una squadra. Feci quel passo indietro, purtroppo gli esiti non sono stati quelli che ci auspicavamo, ma la campagna elettorale che fece il candidato sindaco Fabrizio Cristofori, che noi sostenemmo lealmente, e tutti gli altri candidati, fu comunque una campagna al massimo dell'impegno. Purtroppo non sempre le elezioni vanno nel senso che ci si auspica, ma adesso, a distanza di 3 anni... Ti interrompo un attimo, perché sennò altrimenti... Io penso, e mi ricordo bene, insomma, da osservatore, ho osservato bene quelle elezioni, che molto probabilmente, nonostante l'impegno e nonostante tutto, il centro-sinistra arrivò a quelle elezioni con una difficoltà notevolissima, esatto, cioè con esatto. Il PD che non riusciva a fare la lista. No, io, questo, quindi, io lo dico sempre, cioè la cosa che più mi dispiacque è che il mio sacrificio, tra virgolette, non fu poi la molla per un'accelerazione. Ma arrivammo forse probabilmente tardi, altrimenti sembra che non siano stati commessi errori. Invece no, assolutamente, gli errori ne abbiamo fatti. Errori ne abbiamo fatti, e l'errore principale, a mio parere, è stato quello di partire tardi in una maniera organica, cioè non ci si è parlati per tanti anni. Quando poi io iniziai il mio percorso, nonostante avessi già iniziato, avevamo difficoltà ancora a parlarci. Poi la mia scelta ovviamente di fare un passo indietro favorì una distensione nei rapporti, ma è chiaro che eravamo già arrivati in ritardo. Però c'è da dire che se si era ricostituito l'asse tra Partito Democratico e Partito Socialista, che è tuttora un asse importante sulla città di Frosinone, purtroppo l'aver perso dei mesi precedenti ha favorito inevitabilmente l'avversario. In più la frammentazione dei candidati a sindaco ha prodotto un esito che spesso produce, cioè quando in uno schieramento ci si spacchetta in più candidature a sindaco, si favorisce lo schieramento che è più compatto. Il sindaco attuale, allora uscente, ebbe invece il merito di coagulare intorno a sé una coalizione molto vasta, se non ricordo male 9 liste, sì, esattamente, e siccome le elezioni spesso sono anche un fatto matematico, come era ampiamente prevedibile, la frammentazione avvantaggia necessariamente lo schieramento che è più compatto, e quindi le elezioni hanno avuto l'esito che conosciamo, e credo che sia giusto dirlo senza ipocrisie, senza retropensieri. Quindi tu, diciamo, che sarai in questa fase, perché chiaramente sarai partecipe, no? Assolutamente sì, diciamo non me ne occupo più in maniera diretta come prima, quando però sarai comunque partecipe, perché Frosinone è la città in cui vivo e alla quale voglio bene, quindi tu andrai lì e dirai: vi ricordate che cosa è successo? Assolutamente no, io questa cosa già la dico in realtà. Noi adesso abbiamo, proprio nell'ottica del rinnovamento, stiamo costruendo un nuovo gruppo dirigente su Frosinone del partito, che è guidato da Gerardina Morelli, che ha preso il mio posto da qualche anno come segretaria cittadina, Sante Girolami, che è il presidente, e poi ci sono 2 giovani innesti dell'FGS, Matteo Zemblacu come vice segretario e Simone Campioni come responsabile dell'organizzazione. A loro, insieme a Massimo Calicchia, che è il nostro capogruppo e la nostra guida in Consiglio Comunale, è affidato il compito di gestire questa fase politica che ci deve portare alle elezioni. Io ovviamente darò una mano, innanzitutto come iscritto alla sezione di Frosinone, e poi ovviamente anche come persona che se n'è occupata già in precedenza. E quello che dirò, e che sto iniziando a dire, è che abbiamo il tempo oggi, ma non ne abbiamo molto, per evitare di ripetere gli errori del passato. Quali possono essere gli errori del passato? Iniziare 3 anni prima a parlare di nomi, quindi di possibili candidati sindaco, senza impostare una strategia di programma, di costruzione di soggetti, senza definire un perimetro di alleanze, che non devono essere alleanze fino a se stesse, ma io parlo di un'alleanza sulle cose da fare. Cioè, se non ci si riconosce sulle esigenze della città e sulle proposte da mettere in campo, fare la sommatoria delle sigle, spesso, come la politica ci insegna, 2 più 2 non fa mai 5, ma fa 3.
Questa è la ragione principale. Se invece ci si arriva, siamo nel 2020, si vota a scadenza naturale nel 2022, abbiamo sì. 2 anni, che possono essere tanti, ma possono essere pochi. Io ricordo come eravamo messi a 2 anni dalle elezioni del 2017, quando non ci si parlava. La cosa che chiedo oggi e che sta già avvenendo in parte è di riniziare a parlarci, a cominciare dal Consiglio Comunale, in cui i consiglieri giustamente devono fare la loro attività di opposizione, però dobbiamo avere anche la capacità come forze politiche di riunirci per costruire già un'idea di città, perché l'opposizione fino a se stessa, se non si trasforma in un'alternativa, difficilmente sarebbe compresa dai cittadini. Certo. Quindi io lavorerei su 2 piani, il Consiglio Comunale in cui fare l'opposizione e fare tutta l'attività di controproposte, e poi un lato più politico in cui per tempo si parli delle cose da fare, poi i nomi verranno. Se invece iniziamo dalla coda, come facemmo già altre volte, secondo me rischiamo, anche perché questa volta, e chiudo, c'è secondo me un'oggettiva possibilità in più, perché la candidatura del sindaco uscente non ci sarà per ragioni normative, perché c'è il limite dei 2 mandati, e quindi penso che anche nello schieramento di centrodestra, immagino, ci sarà una discussione più articolata, c'è una grande discussione, rispetto a quella che non ci fu in occasione del rinnovo del 2017. Quindi c'è l'occasione, a condizione però che ci si creda e che per una volta tutti mettano da parte le legittime aspirazioni personali e le mettono a disposizione di un disegno complessivo più vasto. Credo di poterlo dire perché l'ho fatto. Ultimissimissima cosa, elezioni cercano, nel senso abbiamo, che sono imminenti, no? Quindi coalizione su un candidato, Corsi, che non è un candidato di centrosinistra, cioè non è un candidato uscito dai partiti di centro-sinistra. Ecco, allora, brevemente sulle elezioni di Ceccano. Allora, devo dire che la sfida che è stata lanciata da Marco Corsi e che è stata raccolta dal Partito Socialista, dal Partito Democratico e da altre liste civiche è una sfida interessante, perché seppur è ovvio, è un dato evidente che Marco Corsi non provenga dai 2 partiti storici del centro-sinistra, è altrettanto vero però che Marco Corsi, che ho conosciuto personalmente, incarna una proposta civica amministrativa che suscita interesse, perché punta molto sulla discontinuità amministrativa e sulla una nuova concezione della città di Ceccano. Al di là del giudizio di merito che spetterà ai ceccanesi, sul quale io non mi permetto di esprimere nessuna opinione, dico però che c'è un dato importante: Ceccano può essere il primo esperimento per ricostruire un centrosinistra, cioè il fatto che PD e PSI, nonostante non ci sia un candidato di entrambi i partiti, sostengano una candidatura e facciano una campagna elettorale difficile e interessante come quella che si apre su Ceccano, secondo me può essere, deve essere un primo passo per replicare questo modello negli altri comuni. Ce ne saranno diversi da qui ai prossimi anni che andranno al voto, anche superiori ai 15.000 abitanti. Se facciamo questo, ricostruiamo quel famoso dialogo di centrosinistra che ci ha consentito anni fa di vincere parecchie elezioni. Ecco qui, allora, un socialista a Palazzo Chigi, Vincenzo Iacovissi. Noi ci rivediamo prossimamente, anzi a brevissima scadenza, con altre personalità della politica locale e anche non, perché arriveranno anche personalità, non dico del livello di Vincenzo, che è un vicesindaco nazionale, ma quasi. Non esageriamo. Beh, io ci tengo a sottolineare questa cosa. E quindi grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e grazie a Iacovissi. Io ringrazio te per la disponibilità, saluto i telespettatori dicendo che il libro lo possono acquistare su ilmiolibro.it, su sì. Feltrinelli, IBS, Amazon, tutte le piattaforme online, quindi è un libro molto snello che spero possate acquistare e interessarvi al tema. Acquistate. Ringrazio di nuovo Dario per la disponibilità. Nessun ringraziamento e a presto. A presto. We'll be right back.